Quindi la bocca, supponiamo che la bocca la curo in due tempi diversi. Facciamo ora un esercizio che mi avevano fatto quando io mi stavo inserendo nel primo luogo di lavoro, proprio primo luogo di lavoro, mi avevano detto cura parziale, parziale, cura totale. Della bocca. Costo, quale costa di più? Dal punto di vista estetico. Cura totale oppure cura parziale? Per quale motivo? Sono dritti, non c'è una parte gialla, una parte bianca. 1-0. Alito. Ok. Fiorrea. 0. 1. Qua rimani con la fiorrea attiva, la cura parziale. Dal punto di vista biomeccanico, proprio di meccanica, di come lavora la macchina, e come una ruota di un tipo, una 2.6, l'altra 1.3, l'altra sta a 3 che sta per esplodere. È tutta disassata la macchina, anche poi il movimento si comporta in maniera diversa e si sgangera, inizia a cigolare poi dopo. Siamo qua, 0, 1. Questo dal punto di vista della ricostruzione, dal punto di vista invece del dottore che deve lavorare. Quante anestesie ti deve fare in totale qua per curare? Prima te lo ottura, poi te lo devitalizza e te lo incapsula, poi te lo ridevitalizza, ti fa il ritrattamento canalare. Nel frattempo il ponte sotto si è sviluppata la tasca, va curata la tasca, cura e tasce. Però non ti fa l'antibiotico, non ti fa un'analisi dei batteri prima. Allora torni che la piorrea è avanzata. Bisogna togliere, mettiamo un impianto nella bocca. Ok, però non possiamo farli tutti, mettiamo solamente i molari. La piorrea davanti avanza perché ti ha messo solo i molari. Poi metti altri impianti davanti. Nel frattempo hai sopra magari impianti e sotto qua una parziale mobile, una protesi che metti e togli in plastica. Quella che si attacca sopra, i batteri, la gelatina con i batteri. E quella appena te la metti in bocca, dopo 10-20 minuti già hai questa sensazione di acido in bocca. Alla fine hai che cosa? La flora batterica, come le rocce che stanno sott'acqua con tutte le alghe, c'è queste cose attaccate sulle radici che sono il biofilm batterico, ti crescono le alghe in bocca. Quindi cos'è dal punto di vista degli interventi, numero interventi? 0 a 1. È meglio andarci e fai piccoli interventi di prevenzione però. Oppure se vai operare, fai la bocca tutta in una volta, one stage, una, due interventi noi facciamo praticamente. Prima arcata superiore, il giorno dopo arcata inferiore. Okay, per quale motivo? Perché nell'arco di 24-48 ore, se tu elimini tutte le radici, cambia il microclima batterico. La full mouth disinfection facciamo, quella si chiama la disinfezione completa della bocca in 48 ore, che è un protocollo di terapia parodontale. Se invece io ti faccio le cose, un cure etage ora, un po' di disinfezione ora e poi di nuovo riprendo il resto della bocca tra una settimana, ho di nuovo i picchi batterici che dopo un paio di giorni tendono a rialzarsi e quindi è difficile anche cambiare la flora batterica. Numero interventi, quindi dal punto di vista di concentrazione dell'operatore. C'hai un giorno che vieni dal dentista che ha bisticciato con la moglie, l'altro giorno no. Ok, se invece io faccio un intervento di 3-4 ore col paziente, ho il super focus del chirurgo e il super focus del protesista. Invece se faccio un intervento breve, ne faccio tanti, ho una frammentazione, del lavoro che mi porta a essere meno concentrato su quel caso, su quella chirurgia che devo fare. Se il chirurgo in più c'è cioè una suddivisione cluster dei ruoli, che lui fa solo il maxillofacciale, lui fa solo le protesi, uno si concentra e si guarda il caso con approccio chirurgico a quello che deve fare là. Se
si confronta col protesista, ma lui farà solamente la risoluzione chirurgica. Il protesista farà solamente la risoluzione protesica e non sta pensando dopo a fare la devitalizzazione, ma sta facendo tutti i giorni solo bocche arcate complete e pianifica in laboratorio digitale solo quel tipo di lavoro, quindi ho il super focus. Il super focus lo ottieni sia col cluster, lavorando in cluster, che avendo una riduzione all'osso delle linee di denti che fai. Non posso fare 1.000 piatti, questo ho detto 3 lezioni fa: carne, pesce, hamburger, colazioni, feste di matrimoni, feste per i bambini e poi faccio anche, che ne so, le omelette. La nostra è una griglieria, oppure la nostra è solo un ristorante di pesce. Non chiederci le zuppe perché non le facciamo. E lì c'ho super focus nella scelta delle carni oppure dei pesci. C'ho molto più approvvigionamento di pesci, quindi il pesce fresco, non devo avere una dispensa immensa, ma l'ho ristretta la dispensa, e c'ho invece pesci di diverse categorie. Non c'ho pesce, ma c'ho ricciola, spigola, c'ho l'orata, c'ho il polpo, c'ho l'astice, mi sono specializzato in quello. Oppure posso fare la crostaceria, che è ancora più di nicchia. Noi siamo un po' come una crostaceria, che costa un po' di più del ristorante di pesce, ma fa delle cose proprio di nicchia. Non puoi tu avere i crostacei a Pizza Mania e sperare di non prenderti la dissenteria. Uno sei in un posto che non c'ha il pesce, fondamentalmente. È come stare in un paese ipercostoso. È inutile che tu cerchi uno che fa solo quello, è difficile perché costa troppo, lì le tasse sono alte, è difficile trovare uno che fa solo quello dalla mattina alla sera. Ne farà uno, due all'anno con queste caratteristiche. Quindi sei in un posto dove ti porto il pesce, sì, ma perché me l'ha portato Francesco che sta venendo stamattina, che ne so, da Odessa o da Milano con l'aereo e ha riempito il bagaglio col pesce fresco. Ma non è che viene tutti i giorni. Quando c'è, anzi, ti chiamo, o vieni che è arrivato il pesce oggi, ma non lo metto neanche al ristorante, me lo cucino a casa, che se non vedo pesce da una vita. Qua, a livello di specializzazione, puoi sviluppare specializzazione se tu fai solamente cure totali e non ti perdi nelle cure parziali, ti riempi quindi che cosa? Lo studio di tutto. Non ti puoi iperspecializzare in un qualcosa. Ed è quello che poi mi ha spinto a me all'estero. Tutta la storia di questa clinica nasce da me la voglia di specializzarmi. Non potevo specializzarmi in questo stando in Italia. È stata una conseguenza. Poi lì ho capito perché sono dovuto andare all'estero. Una volta che andavo all'estero, capivo perché andavo all'estero. Perché le persone che hanno bisogno di cure specialistiche vanno in alcuni centri, neanche in tutti, in alcuni centri. Ok, e io ero andata a finire in uno di questi centri iperspecialistici e mi avevano detto: guarda, così, 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 è impossibile che tu trovi nel tuo paese un centro iperspecializzato in questo, per questo motivo. Le persone che in realtà fanno turismo dentale non sono turisti dentali, quello è un modo volgare di chiamare le persone che vanno all'estero, ma in realtà di quella fetta di persone ci sono persone che vanno all'estero non per turismo, ma perché stavano cercando in realtà un centro iperspecialistico, che non è il focus corretto di uno che apre il computer e cerca turismo dentale, no, uno cerca ricostruttiva avanzata bocca, impianti zigomatici, fa delle ricerche specifiche, è come, che ne so, ricostruttiva del crociato, ultimi interventi, che ne so, di ricostruttiva dei crociati, alla fine scopri che devi andare, che ne so, a Tel Aviv. È indifferente che sia Tel Aviv, che sia Parigi o che sia. È quello il centro, devi andare là. Poi, guarda caso, è in Moldavia perché in quella nazione ci sono i prezzi bassi. Una conseguenza è che lì arrivano chi deve spendere molto, una conseguenza è che si iperspecializzano. Quindi non è che le cose sono costruite con il turismo dentale alla base, ma alla base c'è la specializzazione. E non puoi ottenere specializzazione in questa maniera. In questa maniera rischi solamente di rimanere un tuttologo, che
che fa un po' di tutto, ti faccio il panino, l'hamburger, ti faccio la pasta, il risotto, c'hanno la paella a Pizza Mania. L'avete mangiata? Di pesce, la paella, perché non l'hanno mangiata? La paella di pesce in Moldavia. Però ce l'hanno. E il cappuccino ce l'hanno? Avete mangiato? Bevuto? Provatelo. Vi danno anche il biscottino, cioè che visivamente si presenta bene, però non è il cappuccino che tu ricordi. Ok, sono specializzati in quello, cappuccino. Qua bevono il latte, che ancora non ho capito cos'è il latte, che in realtà è il caffè macchiato nostro. Che latte bevono? Oppure bevono il tè. Qua non so se li avete mai visto nei locali col tè, che si va a chiacchierare, nei locali si bevono il tè. Oppure non c'è lo Spritz come da noi che ti portano, che ne so, l'aperitivo con lo spritz. Qua ti porti lo spritz, che è lo spritz. Sono abitudini diverse quelle. Però c'hanno anche che cosa qua? Gli spaghetti ai frutti di mare. Poi c'hanno anche la mammaliga, c'hanno le zuppette e c'hanno di tutto un po'. La cosa buona è che una cosa fanno bene è che ti fanno aspettare. Ok, se ti fanno aspettare significa che non è fast food da microonde. Ok, ci mettono molto, ci mettono a cucinare, ma in generale questo della Moldavia è culturale. Solamente quando siete pronti per fare una cura e prendere una decisione seria.